Con l'uscita della nuova season regalerò tantissimi pass battaglia per la season 8 di Fortnite. Quindi lascia un like adesso se anche tu vuoi ricevere il pass battaglia della season 8. Qui sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della season 8 quando uscirà. Se anche tu vuoi avere la possibilità di ricevere un regalo è molto semplice, iscriviti al canale attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre se ti va puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore DACINI all'interno dell'item shop di Fortnite. E se vuoi mandami la foto taggami su Instagram così ti andrò a repostare. Prima di iniziare andiamo a regalare questa bellissima skin icona di Modena, prova ad un fortunato fra di voi, che ovviamente è iscritto al canale. Con la campanella attiva lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi è esattamente lui, quindi appunto selezioniamo la scatola regalo, mettiamo questa qui gialla, facciamo acquisto un dono, invio dei regali in corso, vediamo se gli arriva questa bellissima skin della Ferrari e dono inviato, ha inviato un dono a Rubix, quindi spero ti diverta con questa bellissima skin. Inoltre mi raccomando che io lo può anche supportarmi qua all'interno dello shop di Fortnite inserendo il mio codice creatore DACINI e se lo inserisci mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. All'interno di questo video andremo a parlare della nuovissima season 8 di Fortnite. Infatti nelle ultime ore abbiamo ricevuto ancora più informazioni su questa nuovissima season di Fortnite. Andremo anche a parlare del pass battaglia e tantissime altre cose, quindi mi raccomando, guardate il video dall'inizio alla fine. Però prima di cominciare col video, mi raccomando, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, fate vedere anche a loro tutte quante queste info sulla nuovissima Season 8 Capitolo 2 di Fortnite. Quindi partiamo subito, ed infatti in questi giorni, o comunque nelle ultime ore, abbiamo ricevuto ancora più informazioni su questa nuovissima Season 8 di Fortnite, che ormai si sta avvicinando sempre di più. Infatti la famosissima fonte sconosciuta di Reddit, di cui abbiamo visto negli scorsi video che ci ha fornito tantissimi leaks sulla Season 8, sul concerto di Ariana Grande e addirittura sulla skin di Naruto che arriverà nella prossima season, questa fonte anonima di Reddit, nelle ultime ore ci ha rilasciato altre news su moltissime altre cose che vedremo nella Season 8 e anche sull'evento finale, quindi andiamo subitissimo a leggere queste news che questa fonte anonima ci ha rilasciato nelle ultime ore, diciamo degli aggiornamenti su altre cose che vedremo nella Season 8 nel termine di questa Season 7. Infatti, come ci va a dire il leaker Hypixx, l'insider leaker ha pubblicato maggiori informazioni su Fortnite Leaks, infatti su questo gruppo Reddit dove appunto ha pubblicato queste info sulla season 8. Infatti andiamo subitissimo a leggere cosa ci ha scritto. Partiamo prima dalle collaborazioni dalle nuove skin. Infatti questa fonte ci ha annunciato che la skin di Will Smith verrà rilasciata nel negozio oggetti il 29 di agosto. Quindi il 29 di agosto Will Smith, o meglio la skin di Will Smith, verrà rilasciata all'interno dell'item shop di Fortnite. Poi avremo una collaborazione con Shang Chi o Shang Chi, non so come si dica. E questa collaborazione arriverà il 2-3 settembre, quindi avremo una nuovissima collab. E poi qualcosa chiamato Prime Ombre arriverà nella crew di Fortnite. E praticamente queste prime ombre del Fortnite crew è già stato annunciato nelle ultime ore, dopo l'andremo anche a vedere. Ma passiamo ai leaks sulla stagione 8, perché questa fonte anonima ci ha riportato che il possibile countdown dell'evento con nome in codice Skyfire inizierà ad apparire il lobby il 3-4 settembre. Quindi secondo questa fonte il 3-4 settembre, cioè dopo l'aggiornamento patch 17.50, proprio fra una settimana più o meno, dovrebbe apparire in lobby il countdown dell'evento che nei file di gioco è chiamato Skyfire, il suo nome in codice. Quindi appunto il 3-4 settembre dovremmo ricevere il timer dell'evento finale di cui stiamo parlando in questo
questi giorni, dove si sta costruendo la bomba sotto potere Pannocchia e che appunto questa bomba dovrebbe servire a far cadere la nave madre. Quindi, ipotecando che il timer uscirà il 3-4 settembre, l'evento potrebbe essere il torno al 10-11 settembre, visto che la season dovrebbe uscire poi fra il 12 e il 14 settembre. Quindi comunque in quelle date dovremo ricevere l'evento finale. Fra pochissimi giorni apparirà anche il countdown, il lobby. Altra news, infatti, il PDI Sideways, che dovrebbe essere un nuovo PDI della prossima season, è stato confermato come una seconda dimensione. Secondo questo leaker dovrebbe esserci una seconda dimensione dove potremmo andare nella season 8, molto interessante, in questo nuovo PDI chiamato The Sideways, che sarà nella mappa della prossima season. E poi il ritorno di Kevin il Cubo è stato confermato, quindi ci va ancora a ripetere, come già ci aveva detto la scorsa volta, che il Cubo è confermato e che tornerà molto presto qui su Fortnite. Quindi ormai manca sempre meno e ce lo stanno confermando sempre di più che il Cubo appunto tornerà. Quindi questi sono altri leaks trapelati nei precedenti giorni da questa fonte di Reddit, quindi dei leaks molto molto interessanti. Andiamo avanti, perché è stato anche annunciato il Fortnite Crew di settembre, ottobre e novembre, tutte quante e tre insieme ci sono stati svelati, e andiamo appunto a leggere, perché come ci va a scrivere il leaker Apex, i prossimi tre pacchetti equipaggio. Infatti ecco qui la descrizione che ci dà Fortnite su questi pacchetti. Prima dei giorni di Shadow, Mida aveva come obiettivo la costruzione di un impero di spionaggio, intrighi e conquiste. Entra nei suoi tragenti originali, infatti praticamente in questi tre Fortnite Crew potremo vedere appunto i primi tragenti come skin, arriveranno i primi tragenti di Mida. Quindi avremo in pratica il lupo ardente a settembre, che sarà la skin del pacchetto crew di settembre, avremo le origini del caos, che sarà la skin crew di ottobre, ed infine avremo la skin Sierra, che anch'essa arriverà invece nel pacchetto crew di novembre. Quindi in pratica questi tre personaggi, secondo Fortnite, dovrebbero essere i primi tre agenti di Mida. Quindi molto interessante, vanno anche a ripercorrere la storyline e ce li hanno svelati tutti quanti in un colpo. Ed in teoria a novembre dovremmo anche ricevere, se andremo ad acquistare tutti quanti i tre pacchetti crew, dovremmo anche ricevere un altro stile secondario per ogni skin, quindi molto interessante. Fatemi sapere se voi andrete ad acquistare questi pacchetti crew di settembre, ottobre, novembre, che sembrano molto molto interessanti. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben tre persone che mi hanno mandato la foto o taggato su Instagram mentre hanno shoppato qualcosa o semplicemente inserito all'interno dello shop di Fortnite il mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a tutte quante queste tre persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei miei video su Instagram, mandatemi la foto su Instagram oppure taggatemi, ancora meglio, mentre shoppate qualcosa o inserite il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. Quindi grazie mille a tutte le persone che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. Passiamo avanti, andiamo a parlare del pass battaglia della season 8, perché appunto ci potrebbe essere qualche piccola possibilità che il pass battaglia della season 8 sarà gratuito. Infatti, come ben sapete, ormai Fortnite Mobile sembrerebbe ufficialmente che stia per ritornare. Ormai è passato un anno da quando Fortnite Mobile è stato ufficialmente bannato, ma nelle scorse settimane Fortnite ha pubblicato su YouTube questo trailer che starete vedendo in questo momento a schermo. E in questo trailer, che praticamente ha pubblicato come non in elenco, quindi che non è visibile sul canale, questo trailer in pratica è fatto per mobile, quindi va proprio ad annunciare Fortnite Mobile. Quindi è un trailer molto molto interessante che già vi pubblicai sul canale, e appunto questo trailer potrebbe andarci a indicare che Fortnite Mobile tornerà molto molto presto. Probabilmente dovrebbe essere confermato che tornerà nella season 8. Infatti, come già vi dissi in un precedente video di Fortnite Mobile che uscì più o meno a maggio, il giudice che sta seguendo il caso tra Apple e Epic ha detto che molto presto darà finalmente i risultati finali sull'udienza che appunto si è tenuta, quindi l'udienza per vedere
chiedere se Fortnite tornerà su mobile, per la precisione sui dispositivi iOS, perché ormai più di un anno fa è stato bannato su quei dispositivi. Secondo molte persone il risultato finale di questa udienza dovrebbe essere con Epic e con Fortnite vincitrici. In teoria Fortnite dovrebbe tornare su mobile, adesso potrebbe essere nelle prossime settimane o anche a metà della season 8, ma comunque appunto Fortnite dovrebbe finalmente tornare dopo quasi 400 giorni su mobile. Ed infatti secondo molte persone potrebbe essere che Epic farà come lo scorso anno, perché un anno fa quando Fortnite mobile è stato bannato andò a dare dei bonus V-Bucks a tutti quanti i giocatori. Quindi potrebbe, dico potrebbe perché ancora non è certo, fare la stessa cosa anche quest'anno, cioè che andrà ad implementare dei bonus V-Bucks che andrà a dare o come risarcimento ai giocatori di Fortnite Mobile, ovviamente per averli fatti rimanere nella Season 3 per oltre un anno, oppure potrebbe andare a dare appunto degli altri bonus V-Bucks, dove appunto questi bonus V-Bucks potremmo andarci ad acquistare il pass battaglia gratuitamente, visto che 1000 V-Bucks ce l'andrebbe a dare Epic. Infatti non so se vi ricordate, ma la stessa cosa fu fatta lo scorso anno, dove tantissime persone ricevettero dei V-Bucks gratuiti. Ovviamente queste sono solamente teorie, quindi ancora non è confermato niente, ma comunque se non sarà così, ricordatevi che andrò a fare un contest dove andrò a regalare tantissimi pass battaglia per la season 8 di Fortnite. Quindi comunque se questa cosa non accadrà realmente, cioè il fatto dei bonus V-Bucks, andrò comunque a regalare tantissimi pass battaglia per la prossima season. Quindi mi raccomando, rimanete aggiornati sul canale e soprattutto lasciate un like se anche voi volete vincere il pass battaglia della season 8. Quindi comunque se non sarà così andrò comunque a fare un contest dove andrò a regalare il pass battaglia, quindi rimanete aggiornati. O comunque potrebbe anche essere che Epic farà come nella season 8 capitolo 1, dove appunto visto che c'era molta concorrenza di giochi, soprattutto c'era molta concorrenza col gioco di Apex Legend, decise di andare a regalare il pass battaglia a tutti quanti i giocatori che completavano delle sfide. Quindi praticamente completando alcune missioni nella season 8 capitolo 1 abbiamo ricevuto gratuitamente il pass battaglia. Era più una mossa di marketing da parte di Fortnite regalare il pass, visto che appunto c'era molta concorrenza con Apex Legend. Quindi magari Epic potrebbe fare in questo modo anche questa volta, per riportare anche più persone a giocare al gioco e alla nuova season. Comunque ricordo, queste sono solamente teorie, se avremo maggiori informazioni ve le riporterò qui all'interno del canale. Ma comunque mi raccomando, rimanete aggiornati, perché lo stesso farò un contest dove andrò a regalare gratis il pass battaglia della season 8 a un bel po' di persone. Quindi mi raccomando, rimanete aggiornati, perché comunque in tutti quanti i casi andrò a regalare dei pass battaglia. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate e se siete in hype per appunto la nuovissima season 8 di Fortnite, con tutte quante queste news che abbiamo visto all'interno di questo video, e sicuramente ne riceveremo altre all'interno dei prossimi giorni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, fate vedere anche a loro tutte quante queste info sulla nuovissima season 8 capitolo 2 di Fortnite e appunto su questo nuovissimo contest del pass battaglia. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.